Stadio Veneziani Monopoli contro Avellino, Avellino che deve reagire dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Sorrento Monopoli. Reduce invece da due risultati utili consecutivi e dal pareggio contro il Catania ottenuto nonostante l'inferiorità numerica. In trasferta numeri ottimi per l'Avellino, otto vittorie in 11. Partite, inizia però forte il Monopoli, minuto 7, Viteritti si libera, calcia col destro, pallone che finisce al lato della porta difesa da Ghidotti, sarà un'ottima partita quella del capitano del Monopoli, al dodicesimo da un capitano all'altro, questa volta ci prova Tito, azione confusa, si coordina! Tito tocca il pallone sul palo, Gelmi c'era anche un fumogeno in campo, minuto 14, Varela calcia col destro, pallone che finisce lontano dalla porta di Gelmi, Varela che cerca ancora il primo gol in maglia, Avellino, minuto 15, l'occasione che cambia la partita, Anghi Angileri chiude, tocca il pallone con il braccio, lo vede Centi. Rivediamo qua il tocco pizzicato con il braccio, calcio di rigore per l'Avellino sul dischetto si presenta Cosimo Patierno che trova il gol numero 9 del suo campionato, il terzo in questa stagione contro il Monopoli dopo la doppietta all'andata e fa 1-0 per l'Avellino al quarto d'ora, perfetta l'esecuzione di Patierno es esitazione poi Pallone all'angolo per l'1-0 dell'Avellino. Reagisce il Monopoli, conclusione dalla distanza. Facile il compito di Ghidotti, che vedrà ben di peggio nel corso dei 90 minuti. Minuto 43, controllo bellissimo di Sgarbi che serve Patierno. In spaccata salva ancora la difesa del Monopoli, poi si prova De Cristofaro, respinge, si oppone come può Gelmi, bel primo tempo, il secondo sarà ancora più bello con il Monopoli che spinge fortissimo, entra soprattutto Borello, ci prova qua, De Paoli si oppone, Ghidotti in qualche modo, minuto 63, cross di Viteritti sul secondo palo, fa la torre, Fazio, ancora De Paoli e col piede Ghidotti compie un prodigio, minuto 68, continua l'assalto del Monopoli, Tommasini calcia col Mancino, conclusione che però... Finisce larga. Attacca fortissimo la squadra di casa, Avellino costretto a difendersi costantemente nel secondo tempo, qua è impreciso, rigione libera, ancora Tommasini, prende anche questa, però Ghidotti, ennesimo intervento del suo secondo tempo, minuto 75, si riaffaccia in avanti l'Avelino, cross di Sgarbi, conclusione di Tito, non perfetta, palla che finisce sul fondo, è l'unico guizzo del secondo tempo dell'Avelino che prova a insistere poco più tardi con questo colpo di testa a rigori, plastico e soprattutto efficace, Gelmi sulla sua destra destra minuto 82 in qualche modo si libera la Vardera cross per questa conclusione di Borello si arrampica e la toglie dall'incrocio Gidotti, ennesimo intervento decisivo del suo secondo tempo nel finale si scopre il Monopoli perdona però dall'olio con questo destro che finisce alto lascia ancora speranza al Monopoli che continua ad attaccare non trova però il guizzo giusto finisce 1 0 per la Vellina